Chi è davvero Marcello nella serie se potesse dirti addio? Ecco alcune anticipazioni che lasciano tutti senza parole. Sta ottenendo un enorme successo la serie in onda su Canale 5 diretta da Simone Izzo e Ricky Tognazzi, Se potesse dirti addio. Una fiction molto importante non solo per le trame raccontate ma anche per il grande ritorno di Gabriel Garco sul piccolo schermo. Per chi se la fosse persa su Canale 5, c'è la possibilità di gustare ogni attimo anche su Mediaset Infinity. Si tratta di un melodrilla in cui i protagonisti sono proprio Gabriel Garco e Anna Safronik, un progetto formato da 6 episodi divisi in 3 prime serate. Ma ecco le anticipazioni che offrono nuovi dettagli sul personaggio interpretato da Gabriel Garco. Prima però di scendere nel dettaglio, facciamo un riassunto di quanto già accaduto. Elena, celebre neuropsichiatra, ha intenzione di scoprire cosa è accaduto al marito, il quale è morto in circostanze misteriose. Nello stesso momento si trova di fronte un paziente enigmatico arrivato nella sua clinica e conosciuto come paziente 13. L'identità ignota dell'uomo rende ancora più complicate le cose in quanto si crede che il suo passato sia legato alla morte del coniuge di Elena. E così, mentre la neuropsichiatra fa di tutto per trovare una soluzione a questo mistero, resta incastrata in un labirinto di intrighi e segreti che potrebbero farle scoprire la verità e spazzare via tutto ciò in cui crede. Se potesse dirti addio, la verità nascosta dietro il personaggio di Marcello. Durante la prima puntata andata in onda il 29 marzo abbiamo quindi scoperto che Elena Stolfi, la celebre neuropsichiatra, vede cambiare totalmente la sua vita nel momento in cui il marito Lorenzo muore a seguito di un incidente misterioso. Un dolore che coinvolge sia lei che le sue figlie. Dopo un anno di lutto, pare che Elena sia pronta per ritornare al lavoro. Ed è proprio qui che incontra un paziente enigmatico conosciuto soltanto con il nome di paziente 13. Un uomo che ha perso la memoria e che non è stato identificato da nessuno al punto che non si sa chi è e da dove viene. Nel momento in cui analizza il suo caso, Elena scopre un dettaglio allarmante. Infatti sappiamo che il paziente 13 è stato ritrovato il giorno dopo la morte del marito in un posto vicino a quello in cui è accaduto l'incidente. Una sorta di collegamento che dà vita ad un gran numero di ipotesi secondo cui i due eventi in qualche modo possono essere collegati. All'interno della seconda puntata che andrà in onda oggi 5 aprile, i telespettatori si troveranno di fronte ad un gran numero di colpi di scena. Elena è convinta di aver scoperto l'identità del paziente misterioso, ovvero che si tratta di Marcello De Angelis, anche se sceglie di tenere queste informazioni per sé viste le sue condizioni delicate di salute. Determinata più che mai a scoprire quanti più dettagli sul passato di Marcello, la neuropsichiatra si immerge totalmente nell'indagine andando alla ricerca di contatti con tutte le persone con cui Marcello ha avuto a che fare prima dell'incidente. Ed è proprio durante questa ricerca che la neuropsichiatra riuscirà a fare una scoperta sconvolgente sul passato di Marcello andando così a rivelare un trauma che ha segnato nel profondo l'uomo.